si è alzato dal tavolo dicendo: stiamo parlando della più grande discarica d'Europa. L'occasione era il convegno nazionale di Legambiente. Il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, incaricato dell'apertura dei lavori, spiega tutta la sua indignazione sul caso della bonifica e le occasioni mancate dalla regione. Sono amareggiato perché si rischia, ma io sono ancora speranzoso, si rischia di perdere la possibilità di usare 50 milioni per bonificare un'area a monte del sito industriale, si rischia che non venga messo in sicurezza il sito industriale, si rischia di perdere quei pochi lavoratori che sono rimasti, ma soprattutto si rischia che il nuovo imprenditore, che praticamente portava 200 lavoratori in più, vada a investire in un altro luogo. Io credo che la politica, le istituzioni, il sindacato, i cittadini devono in questo momento unirsi per puntare al raggiungimento di questo obiettivo. Perché la regione non si è presentata? Guardi, io posso pensare tante cose e non le voglio dire adesso. Mi hanno raccomandato in molti, e io non sono il tipo che si fa raccomandare, ma questa volta accetto il consiglio di rimanere calmo per un po' di tempo, perché forse la soluzione è all'orizzonte. Ci sarà il tempo dove saranno fatte le denunce politiche e anche quelle legali.